Stamattina Giuseppe Gatti è morto. Incredibile, vero? Non l'abbiamo visto con i nostri occhi e ancora non ci crediamo. Giuseppe è morto mentre lavorava. Era andato a prendere il latte da un pastore. Ed è morto fulminato mentre apriva il rubinetto della vasca refrigerante del latte. È morto dentro una bettola di legno, sporca. È morto un amico, una persona pulita, con sani principi. Chi ha avuto modo di conoscerlo sa che raro fiore fosse. Voleva difendere la sua terra, non voleva abbandonarla. È rimasta a Campobello di Licata, un paesino della provincia di Agrigento che offre poco e dal quale è facile scappare. Lavorava nel caseificio di suo padre, con le sue signorine, le sue capre girgentane che portava al pascolo. Era un ragazzo onesto, con saldi principi volti alla legalità e alla giustizia. Aveva fatto di tutto per coinvolgere i dormienti giovani campobellesi affinché si ribellassero contro questa società sporca e meschina. Era troppo pulito per vivere in mezzo a questo fetore e a questo schifo. Aveva urlato: «Viva Caselli! Viva il pull antimafia!» Era stato anche criticato per questo. Ma aveva smosso queste acque putride e stagnanti che ci stanno soffocando. Era un ragazzo dolcissimo, dava amore, desiderava amore. Suo padre oggi ha detto, distrutto dal dolore, in lacrime: «Sono sempre stato orgoglioso di mio figlio, anche se a volte ho dovuto rimproverarlo, solo perché mi preoccupavo per lui. Ma sono orgoglioso di lui per tutto quello che ha fatto». Giuseppe questo lo sapeva. Anche noi, Alessia, Alice e tutti i suoi amici, siamo orgogliosi di lui. Non sappiamo come esprimere il nostro dolore. Ancora non riusciamo a crederci. Vi lasciamo con le sue parole. È arrivato il nostro momento. Il nostro momento dei siciliani onesti, che vogliamo lottare per un cambiamento vero contro chi ha ridotto e continua a ridurre la nostra terra in un deserto, abbiamo l'obbligo morale di ribellarci. Questa è la mia terra e io la difendo. E tu? Benvenuti, benvenuti, buonasera a tutti. Uno dei motivi che ha costretto l'onorevole Sgarbi, suo malgrado, ad arrivare in ritardo è le nostre straordinarie strade di collegamento che ci sono, che abbiamo dalle nostre parti. Tra cui le vite. Buonasera a tutti. Sarò brevissimo. Io qualche tempo fa non vedevo l'ora di arrivare a 18 anni per prendere il mio diploma e andare via dalla Sicilia, perché io odiavo profondamente questa terra, perché le cose non andavano bene, perché la gente credeva lo pensasse tutto in un certo modo, sia sempre l'illegalità, il malaffare. Però poi mi è successa una cosa strana: ogni qualvolta uscivo da questa terra avevo come una sorta di nostalgia, cioè stavo male, come quando siamo una persona e ci sta lontani.
c'è sempre quella voglia di rivederla, di starci accanto. Così ho deciso che non devo essere io ad andare via da qua, ma deve andare via chi questa terra l'ha martoriata e continua a martoriarla. E quindi ho deciso di fare la mia personalissima lotta seguendo quelle di Piero e dei ragazzi di Comunità Libre. E come chiudo sempre nel mio blog, questa è la mia terra, io la voglio difendere. Grazie. Giuro che è così, tra l'altro se Vittorio non ci crede nessuno, c'è il centro commerciale Le Vigne che... Bravo. Bravo il volgare Sgarbi! Iniziamo bene, sempre iniziamo volgare, pregiudicato Sgarbi! Pregiudicato. Ma chi è questo? Pregiudicato Sgarbi. Per favore, leggete. Questo è pregiudicato Vittorio Sgarbi. Dopo se ne parla. Condannato in via definitiva per truffa aggravata ai danni dello Stato. Il signor Sgarbi. Vero? E per diffamazione in crimine sono condannato. Va bene, va bene, va bene. Oh, giù le mani. Giù le mani, riprendi, giù le mani. Giù le mani. Allora Caselli sarebbe un criminale. Giù le mani. Viva Caselli, viva il pull antimafia. Viva Caselli. Giù le mani. Caselli. Viva Caselli! Viva il pull antimafia! Ora vai, se fai il schifo! Oh, i calciocchi, eh! I calciocchi! Io trovo sconvolgente perché queste persone, chi ha una divisa addosso, dovrebbe intanto tutelare l'articolo 21 della Costituzione, che viene regolarmente infranto, ed eventualmente dovrebbero portare loro, dovrebbero portare questi personaggi in questura o in commissariato per essere identificati, non dei cittadini normali che chiedono conto e ragione di quello che accade con i propri soldi. Ecco perché l'associazione, noi abbiamo pensato come associazione di chiedere al capo della polizia se sia normale utilizzare, distogliere delle persone dalle loro attività istituzionali di controllo e gestione del territorio per proibire a dei cittadini di informare altri cittadini. Dopo l'episodio increscioso che c'è stato ad Agrigento, qual è stata la reazione da parte dei politici, per esempio, della tua città? O che tipo di solidarietà hai avuto? Allora, la politica della mia città non ce n'è stata perché il mio comune è attualmente sciolto per infiltrazione mafiosa. Ha avuto solidarietà soprattutto dall'Italia dei Valori, però di Ravanusa, che è un paese, un piccolo paese vicino al mio. E quelle politiche, diciamo, sono fermate qui fino adesso, mentre quelle pubbliche tutti i giorni ho ricevuto centinaia e centinaia di messaggi di solidarietà. Quanto riguarda per esempio esponenti del Partito Democratico, ad esempio? Assolutamente, mio padre è anche coordinatore del PD locale di Campobello Delicata, ma anzi è stato il primo a criticare la mia iniziativa, come giusto penso che abbia fatto, però dagli altri componenti tesserati del partito non ho avuto nessun messaggio di solidarietà. Io voglio difendere il giocatore Caselli!